anche se si conclude nel primo romanzo, è esemplare. È la tragedia del popolo russo, è la tragedia dei contadini, una tragedia fatta di povertà, di carestia, di fame, di dure condizioni di lavoro e di guerra. Se si considera l'intera trilogia, la sua storia è paradigmatica perché all'inizio, alla metà del XX secolo, ancora la gran parte del popolo russo è fatta di contadini. E comunque, al di là delle molteplici diversità di condizione e di fortuna, è comunque la vicenda di Vavilov, nelle sue linee essenziali, la storia degli altri personaggi. Anche se non sono più contadini, sono operai, minatori, scienziati, studenti, uomini e donne, sotto le armi o nelle retrovie, giovani e vecchi. Il popolo russo, insomma, nella sua vita quotidiana, in tempo di pace e nella guerra. Vavilov è un contadino che abita in Ucraina. Nell'estate del 42 sta lavorando in casa sua quando riceve il precetto militare. Avesse avuto ancora un mese o due, recrimina tra sé, avrebbe lasciato alla sua famiglia una provvista di legna migliore per l'inverno. Ma firma la ricevuta e dice: è finita. Che cosa è finito? È finita la sua vita di sempre. Sono perduti gli oggetti familiari, soprattutto la sua casa, che gli sembra cara e buona come non mai. Ecco la stufa un po' malandata, ma amata come una persona che lo ha accompagnato tutta la vita. Ecco il tavolo con la macchia nera a forma di mezzaluna lasciata da una padella troppo calda. Il tavolo su cui suo figlio Alexei risolveva i problemi per l'ammissione all'istituto di agronomia. Il tavolo attorno al quale sua figlia Nastia con le amiche leggeva l'antologia di letteratura russa. Il tavolo che tuttora accoglie i visitatori. Ecco il banchetto vicino alla porta dove sua moglie si siede a pelare le patate. La piccola fessura negli assi del pavimento che diverte i bambini perché da lì sbirciano l'andiriviene dei topi. Le tendine bianche alle finestre. Il vaso di ferro così nero di fuliggine da non distinguerlo nel buio della mattina. Il davanzale ornato da una pianta rossa in un boccale. La salvietta appesa a un chiodo. Tutto questo appare ora a Vavilov prezioso, come parte della sua famiglia, una famiglia provata dalla propria vita dura e dalla guerra. Il figlio maggiore è già al fronte, il piccolino Vania ha solo 4 anni, Nastia, 16 anni, già lavora nel Kolkhoz. Il suo compenso le ha permesso di comprare un vestito, le scarpe, è un berretto rosso, di cui va molto orgogliosa e che rimira nello specchio, rotto, prima di uscire a passeggio per la strada con le sue amiche. Vavilov pensa con tristezza che dopo la guerra queste ragazze non avranno molti giovanotti a corteggiarle. Nel momento in cui Vavilov prende dal baule il suo libretto militare e scorge lo sguardo di sua figlia, sente che una cortina leggera ma impenetrabile è scesa tra loro a separarli. È il presagio della sua morte a Stalingrado. Il lavoro per la sua casa e per il Kolkhoz che aveva in corso non potrà essere finito prima di partire. Rimane solo il tempo di fare alcune cose davvero urgenti. Sistemare la lama di un'accetta, riparare il tetto di casa. E dal tetto gli pare di sentire ancora la voce di sua mamma, che gli dice di scendere subito, che ti fai male. E dal tetto lo sguardo spazia verso la collina dove è il cimitero. Non ho sistemato la croce sulla tomba di mia mamma, pensa Vavilov, e non avrò più tempo oramai. E si sente in colpa verso tutta la sua famiglia. Verso la terra che non arerà in autunno, verso sua moglie sulle cui spalle lascia un pesante fardello, e guarda il suo villaggio con la sua strada, le sue isbe, la nuova scuola bianca
che ha appena contribuito a costruire. Il sole scintilla sulle sue grandi finestre. Quanta terra aveva rivoltato, quanto fieno aveva ammucchiato, quanto grano aveva battuto. Tutto per il kolkhoz. Per costruire la nuova scuola aveva abbattuto querce nella foresta, trasportato legna e sacchi di chiodi. E quanti colpi di martello, di ascia, di pialla, quanti mattoni aveva fabbricato. Erano serviti per costruire anche l'ospedale e il soviet del villaggio e la direzione del kolkhoz. Erano finiti anche in città. Aveva lavorato 2 stagioni a estrarre torba, 3.000 mattoni di torba al giorno. Per 2 estati aveva lavorato come battelliere, un lavoro durissimo per via della corrente così forte che occorre remare con grande energia. E che cosa aveva da mangiare? Un uovo in 3, un secchiello di kvass e 1 chilo di pane per ciascuno, mentre si lavorava in paludi dove il ronzio degli insetti era più rumoroso dei motori diesel.